iscrivetevi al movimento, fate una lista, andiamo a governare insieme, perché sono morti. Allora, noi non abbiamo nessun preconcetto. Se avessero detto governiamo insieme dall'inizio e vi riconosciamo come prima forza della nazione, siete il nuovo, vediamo cosa avete da proporre. Noi abbiamo detto bene, togliamo i soldi dalla politica di un momento così, noi ci siamo tolti 42 milioni, non li abbiamo presi, loro ne hanno presi 46, ho detto fate un gesto, chiudete due loft, due televisioni in passivo, due uffici, qualche palazzetto, prendete i 46 milioni e cominciamo a ragionare. Facciamo una legge di incandidabilità di Berlusconi, togliamo la legge elettorale che fa schifo, basta abrogarla, facciamo funzionare un po' il Parlamento, che può funzionare. Non hanno risposto, legge anticorruzione, hanno 8 punti così. Riforma dei partiti, cosa significa? Togliamo qualche spesa, cosa significa? I 10 saggi che escono dicendo i soldi ce li teniamo. C'è un referendum delle persone e il 95% ha detto basta con i soldi alla politica, questo il saggio dice che se li tengono. Dicono che bisogna riformare le intercettazioni telefoniche, ma è pazzesca questa roba qua. Guarda che il Presidente della Repubblica è il Presidente del CSM. Se fanno Amato, se fanno D'Alema, può condizionare tutti i processi di Berlusconi ed è scelto da Berlusconi. Questi due sono stati scelti in una notte da Bersani e da Berlusconi. Ma se io avessi un premier così, ma quale straccio la testa? Ma vado a cercarlo a casa? Ma stiamo scherzando? Ma io spero che ci ripensi, deve fare un passo indietro, tutti i grandi dirigenti hanno rovinato questo paese, sono responsabili. Fate andare avanti i giovani, con i giovani possiamo avere qualsiasi tipo di colloquio, perché sono aperti, perché hanno capito, perché facciamo le stesse battaglie, perché raccogliamo le stesse firme nei banchetti, cosa pensi che sia? Contro l'acqua pubblica, contro la privazione dell'acqua, c'eravamo tutti, allora cosa, abbiamo le stesse battaglie, adesso cominciano a dire che il TAV non va bene, anche loro fanno le battaglie in Val di Susa, allora abbiamo il nucleare, basta col nucleare, abbiamo le stesse battaglie, allora cominciamo da lì. Ma visto che parli di colloquio, una chiamata a Vendola la farai? Ma io non chiamo nessuno, io non voglio avere contatti perché i contatti poi influiscono sul mio giudizio, sulle mie cose personali, io non sono amico di nessuno, io Vendola fa quello che dice di fare, fa quello che fa, io faccio e rispondo solo al mio movimento, perché il movimento è quello che ha deciso questa classifica per il Presidente della Repubblica, no? Non mica deciso io. Certo, ma Vendola sparire le carte secondo te questo punto? Non lo so, sarà la sua coscienza e sarà responsabile a quelli che sono iscritti a SEL. Ma secondo te i giochi sono già fatti, sono completamente chiusi o ci vedi qualche possibilità? Io ho scritto oggi, non so se hai visto, ho scritto oggi. Se votano questi due mostri, uno dei due mostri, creano il finimondo in questa Italia, quindi non solo la disgregazione economica che c'è a prescindere, ma la disgregazione sociale. Noi stiamo tenendo ancora la democrazia in questo paese. Vi faccio un complimento al Movimento 5 Stelle. Ma hanno già deciso oppure c'è un margine? Non lo so, però di notte che si incontrino Berlusconi e Bersani e decidono loro chi fare il Presidente della Repubblica, mi sembra talmente grande, talmente grossa, che qualsiasi persona di buon senso capisce che c'è qualcosa di psichiatrico in questi incontri notturni. Ma secondo te un altro incontro con i vostri portavoce a Camera e Senato col PD potrebbe servire per dare una sterzata? Non rispondo, perché incontri si fanno sui programmi. Allora noi gli incontri li facciamo se loro sono disposti a rinunciare ai 46 milioni, se sono disposti a fare una legge di ingovernabilità per Berlusconi, se sono disposti sulla legge anticorruzione e sul conflitto di interessi. Poi cambiamo la legge elettorale in una mattina, perché si può fare. Allora, se sono tutti d'accordo che questa legge elettorale non va bene, perché diamine non si può entrare in Parlamento, che funzionerebbe? Il governo c'è mezzo governo, c'è il Parlamento. E tutta questa voglia di governare l'ingovernabilità, dare la colpa a me dell'ingovernabilità è incredibile, chi vuoi che ci creda? Il disastro di questa gente che è lì da 30 anni, adesso devono fare l'inciuccio in chiaro e devono dirlo, lo dobbiamo fare perché Grillo dice di no a tutto, quindi per amore della nazione, per tenere insieme la nazione, capito? È colpa di Grillo che facciamo così, mi fanno schifo quegli altri, ma Grillo dice di no, cosa dobbiamo fare? La colpa è la sua, e allora arrivano gente che mi dice ma dai perché non fai le cose, dai sei tu che stai bloccando, ma arrivano anche delle lettere, sentite.
E allora dico, non avete capito nulla, è un giochino, che ve lo dicevo prima, PDL e PD meno L, hanno governato insieme per 20 anni, hanno fatto inciuci 20 anni nascosti, dallo scudo fiscale che l'hanno fatto insieme, hanno fatto le leggi per avere le concessioni televisive insieme, le radate violante, D'Alema ha permesso la disintegrazione delle grandi aziende che venivano comprate a debito, se ti ricordi, con la Telecom. C'è gente che è responsabile di tutto quello che è successo e siamo lì ancora a parlare di questo. Beh, ma basta. Rodotà va fino alla fine. Cioè... Rodotà l'ho sentito un bambino, era euforico, sembra anziano, ha 80 anni, non è che sembra, però è uno col senso dell'umorismo, è un uomo eticamente a posto, non lo vedo lui che fa un inciucetto con Berlusconi di notte, no, io non lo vedo che incontra qualcuno di notte lui. No, ma io dicevo, dovrei parlarne pure con i gruppi, vi dovete confrontare, ma anche ma se non c'è l'accordo e se andasse alla quarta, è sempre Rodotà a oggi? Assolutamente sì, noi saremo su Rodotà. Poi, sempre solo, poi, o poi, si poi non lo so, per adesso noi siamo su Rodotà, siamo felici, la scelta è condivisa da tutti, siamo tutti contenti, l'abbiamo messo sul blog, i commenti sono tutti positivi, quindi noi l'abbiamo fatto. Ora la palla, il pallino ce l'hanno loro e hanno una responsabilità loro, non che già è il Movimento 5 Stelle che è dentro il palazzo da un mese, da due mesi, ma stiamo scherzando. Che sblocchino le commissioni. Se lui dicesse, questi qui della sinistra dice sblocchiamo le commissioni domani e andiamo a fare queste quattro cose insieme, si fa e il paese riparte, si manda a casa quello lì, basta, riparte il paese. Però quello lì non è il problema Berlusconi, il problema è 9 milioni che l'hanno votato, che credono ancora di galleggiare sulla crisi. A settembre stipendi, pensioni, non ce ne sono più, stiamo andando verso la Grecia. Quindi il problema è questo, e allora è la tenuta civile che sta scemando in questo paese, è la tenuta proprio, qui arriveremo alle barricate, ma se delle persone di 60 anni sono alzate, imprenditrici di 60 anni, hanno detto andiamo a Roma a circondare il Parlamento insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, cosa ci stiamo a raccontare qua? Di 60 anni, madre di tre figli, imprenditrice, non sono gente esasperata, è gente esasperata ma è gente del ceto medio, e quando si incazza uno del ceto medio che non si è mai incazzato nella sua vita, perché ha lavorato, è sempre stata una persona per bene, c'è da stare a sentire, da preoccuparsi. Ed è questo che sta succedendo. Io lo sto dicendo in tutte le piazze, stanno seduti su una polveriera e fanno ancora questi inciucetti qua. Ma che vadano a dire alla gente le cose come stanno e basta, facciano un passo indietro chiedendo scusa. Devono chiedere scusa al popolo italiano di essere stati complici della disintegrazione di questo paese, non che sembrano arrivati lì la responsabilità. Parlano di la responsabilità e lo dicono a me, a noi. Della responsabilità, la fiducia, queste parole buone in bocca a questi che hanno mistificato da 20 anni la responsabilità, l'hanno sempre depistata la responsabilità, dai, lo capite anche voi che siete lì, che intervistate uno o l'altro, l'avete capito come sono. Certo, forse il quadro è questo, è quello che tu dici, il confronto con il PD è praticamente impossibile. Il confronto lo facciamo sul nostro programma, noi li costringeremo a venire nel nostro programma, il 50% dello stipendio se lo sono diminuiti, sì o no? È un nostro programma. Sì, sono Presidente della Camera e del Senato, se lo sono diminuiti, faranno altrettanto, faremo delle cose, sulle cose, se ridanno i soldi indietro dei contributi, se facciamo la legge anticorruzione insieme, la legge sulla, ma scusa, ma è possibile che non si percepisce che il reddito di cittadinanza ce l'hanno in tutti i paesi civili del mondo, che non è dare i soldi a tutti incondizionatamente, a chi perde il lavoro, a chi non ce l'ha, gli offri dei lavori e poi se non accettano lo perdono. Ho capito, ma il problema è che se poi votano, tu qui dici questo, ma se poi votano Amato, D'Alema o Marini, che fai? Se votano Amato o D'Alema, noi staremo sulle nostre posizioni e loro si saranno suicidati con le loro mani. Grazie.